Siamo in Gallura in compagnia di Marianna Mura, della sua azienda di famiglia, dove il padre Filippo ha iniziato negli anni 70. Marianna, raccontaci un po' la tua esperienza di enologa, giovane enologa e proprietaria di vigne qua in Gallura. Io ho iniziato questa attività negli anni 90, sul finire degli anni 90, quando ho fatto uno studio di base di biologia per poi passare all'enologia. In realtà questa passione l'ho sempre avuta, ma probabilmente l'ho sempre lasciata dentro di me, e quindi poi l'ho esternata non appena ho preso coscienza comunque della bellissima azienda che aveva creato mio padre. E quindi insieme ai miei fratelli abbiamo proseguito questa attività iniziata da lui negli anni 70. Dagli anni 90 in poi abbiamo cercato di ristrutturare la cantina e ad oggi quindi abbiamo già una superficie comunque su cui lavorare molto molto utile, perché abbiamo quindi una nuova cantina che ci dà la possibilità anche di affrontare gli invecchiamenti in barrica e sui legni, oltre ad aver ristrutturato la parte di vinificazione in acciaio. Quindi per una enologa sicuramente è una grandissima soddisfazione poter essere passati da una situazione molto, diciamo, più tradizionale, che era quella di mio padre, ad una struttura sicuramente molto più moderna e tecnologica che quella di oggi. La lavorazione dei vermentini è tutta fatta comunque in serbatoi di acciaio a temperatura controllata, anche il successivo battonnage durante l'inverno viene fatto sempre in acciaio, mentre invece l'affinamento di particolari etichette come Siena al decennio viene fatta sui legni. Quali sono i tuoi vermentini che producete in azienda? Sono il vermentino Prisma, il vermentino di Sardegna, che è sempre prodotto qui naturalmente in territorio gallurese, ma lo riportiamo noi a Vermentino di Sardegna DOC, che è la prima produzione che noi facciamo dalla fine di agosto. È un vermentino molto fresco, con una buona acidità, non troppo alcolico, quindi sicuramente un bel bicchiere durante l'aperitivo. Per poi seguire il Cheremi, ma seguire il Cheremi, che è vermentino di Gallura DOCG, prodotto dai vigneti di media età. Con un tono sicuramente che richiama un pochettino di più il territorio della Gallura, quindi con un tono un po' più minerale, oltre che floreale, a sentire comunque certe note al naso. E poi segue ad ottobre la vendemmia del vigneto più vecchio, che è quello degli anni 70, da cui produciamo Sienda, il vermentino di Gallura superiore. Qui le note sono sicuramente di frutta molto più matura, aiutati sicuramente dal fatto che maceriamo per diverse ore con le bucce, le uve. Perché la Gallura, secondo te, è la terra, diciamo, migliore e ottimale per creare il vermentino? Delle volte penso che non ci si debba probabilmente spingere in questo tipo di osservazione e pensare che il proprio territorio sia sempre il migliore per poter comunque accogliere un vitigno, e che sicuramente l'unione di una buona annata, di una buona mano tecnica e sicuramente una buona conduzione del vigneto possono comunque rendere molto molto interessante la produzione di un vino. Certamente il Vermentino di Gallura in questi ultimi decenni soprattutto si è reso noto proprio per la sua capacità di essere molto classico nel potersi adeguare ad annate difficili come possono essere state le ultime, dove la siccità sicuramente non ha dato una grandissima mano a noi produttori. Però la cosa bella del Vermentino è che riesce comunque, in unione al vento e chiaramente alle ore di sole che sono notevoli, chiaramente in Sardegna sicuramente si dà la possibilità a questo vitigno di esprimersi a livelli chiaramente di acidità, di buona freschezza, questo tono leggermente appunto minerale, ma il floreale e il fruttato sono comunque tutte quante sfumature che lo rendono veramente molto molto buono. I suoi della Gallura, in che maniera riescono ad essere protagonisti del Vermentino? Perdonami, I suoli? i suoli. Allora, in questo caso
nel terreno dove giace il vigneto, qui nella nostra tenuta c'è moltissimo di sfacimento granitico. Questo sicuramente aiuta moltissimo in quella che può essere la sua espressione quasi appunto minerale, no? In certi punti, addirittura come possono essere quelli di Luras, di Tempio, ritroviamo poi note di pietra focaia, no? Che dà ancora di più questa marca. Sono tutti terreni molto poveri, eh? Non parliamo di territori comunque particolarmente ricco, no? Di sostanza, ma sono sicuramente quei due o tre elementi, come appunto matrice, nel suolo, che rendono questo vino particolarmente raffinato. Bene, grazie. Grazie.